Dedicherò pochi minuti al... perché ho già parlato troppo prima. No. Dedicherò pochi minuti, mi impegno, a alcune considerazioni sulla risoluzione del contratto in base al nuovo codice dei contratti pubblici. Ho parlato prima della risoluzione del contratto per inadempimento. L'articolo 108 del codice dei contratti pubblici considera sia la risoluzione del contratto per inadempimento, che è disciplinata dai commi 3 e 4, sia la risoluzione del contratto per alcune situazioni tipiche, specifiche dei contratti con la pubblica amministrazione. E queste due situazioni, contratto e risoluzione per inadempimento, risoluzioni in presenza di situazioni tipiche, sono disciplinate unitariamente nell'articolo 108 e non dobbiamo immaginare che ci sia soltanto una collocazione formale di due istituti in un stesso articolo del codice dei contratti pubblici. In realtà nel codice dei contratti pubblici non ci troviamo di fronte a due istituti, ma ci troviamo di fronte a un unico istituto. Tant'è vero che le conseguenze di ordine economico che derivano dalla risoluzione sono sempre le stesse e sono definite nel quinto comma dell'articolo 108. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni, questo soltanto sottolinea la distinzione rispetto a ciò che costituisce oggetto di diritto dell'appaltatore nel caso di recesso. Il recesso è disciplinato dall'articolo 109, cioè dall'articolo successivo. E come ha ricordato prima il dottor Cavalieri, nel caso di recesso il codice dei contratti pubblici assicura all'appaltatore, oltre al pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni effettuate, anche il decimo dell'importo delle opere, dei servizi e delle forniture non eseguite, una sorta di riconoscimento per il mancato guadagno. Nulla del genere nel caso di risoluzioni. Però le conseguenze patrimoniali della risoluzione sono le stesse, quindi facciamo fatica a immaginare che i casi tipici di risoluzione considerati nei primi commi, nei primi due commi dell'articolo 108, siano casi sostanzialmente diversi da quelli di risoluzione per inadempimento. Perché abbiamo pensato di presentare i primi due commi dell'articolo 108? Perché si richiamano molte delle considerazioni che sono state svolte prima e in qualche modo ci preparano poi alle considerazioni che saranno svolte dal Presidente Mariuzzo. Innanzitutto, l'articolo 108, primo comma, e l'articolo 108, secondo comma, riguardano ipotesi di risoluzione tipiche che hanno fra di loro come elemento differenziale la circostanza che nel primo comma, quando si verificano quelle situazioni, le amministrazioni possono risolvere il contratto, mentre quando si verificano le situazioni del secondo comma, le amministrazioni devono risolvere il contratto. Possiamo dire in un caso facoltà, nell'altro caso doverosità. Poi vedremo che in realtà non è così semplice la distinzione. Allora, qual è la ragione di specifico interesse per questi casi? Se lasciamo da parte
la lettera A e la lettera B del primo comma del 108 e consideriamo la lettera C e la lettera D, ci accorgiamo che le situazioni che sono prese in considerazione da questa disposizione sono delle situazioni molto particolari che in realtà non concernono l'esecuzione del contratto. Nel terzo comma si parla di un appaltatore per il quale al momento dell'aggiudicazione, quindi addirittura a monte della sottoscrizione del contratto, si era verificata una delle situazioni previste dall'articolo 80, primo comma del codice dei contratti. Quindi quel privato, quel soggetto, mancava dei cosiddetti requisiti generali per poter partecipare alla gara e sottoscrivere il contratto. Tant'è che la norma prosegue dicendo: avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione. Non sappiamo perché non sia stato escluso. Magari l'amministrazione non si è accorta. Fatto sta che è stato sottoscritto il contratto ed è in corso di esecuzione. La risoluzione che viene disposta in relazione a questa circostanza è una risoluzione che trova ragione in una vicenda che avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla gara. Considerazioni analoghe riguardano l'ipotesi prevista dalla lettera D. L'ipotesi prevista dalla lettera D è l'ipotesi della risoluzione dell'appalto che non avrebbe dovuto essere aggiudicato o non avrebbe dovuto essere aggiudicato in quel modo. Perché? Perché quella aggiudicazione comportava la violazione di norme del trattato. Quindi ancora una volta dobbiamo fare riferimento a un vizio genetico del rapporto. Nel caso previsto dalla lettera D, la violazione del trattato deve essere accertata dalla sentenza della Corte di Giustizia. Però è un vizio che non deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia, ma è un vizio che riguarda gli atti che hanno comportato la sottoscrizione del contratto. Quindi anche in questo caso abbiamo a che fare con un vizio genetico. Se consideriamo le ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 108, i casi cioè in cui la risoluzione è doverosa, la prima ipotesi è altrettanto singolare, perché si fa riferimento alla decadenza dell'attestazione di qualificazione e uno può pensare, vabbè, è qualcosa che è sopravvenuto. Sì, ma è una decadenza provocata da falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. L'ipotesi prevista dalla lettera B è l'ipotesi che comporta l'intervento di un provvedimento definitivo con l'applicazione di misure di prevenzione previste dal codice antimafia, cioè una di quelle situazioni che avrebbero dovuto precludere, se fossero intervenute prima della sottoscrizione del contratto, la sottoscrizione del contratto. Tra la lettera B e l'ipotesi la lettera B del secondo comma dell'articolo 108 e l'ipotesi del recesso previsto dal codice antimafia non c'è una perfetta coincidenza e questo è l'origine di un dibattito in giurisprudenza molto vivace sulla compatibilità delle due normative. Dibattito che vede la giurisprudenza divisa tra la soluzione secondo cui il codice antimafia dovrebbe essere prevalente,
perché realizza un interesse specifico di prevenzione rispetto alla criminalità, eccetera, eccetera. E la tesi secondo cui invece dovrebbe essere prevalente il codice dei contratti pubblici in quanto normativa successiva e, qualcuno dice, in quanto normativa diretta ad assicurare l'attuazione di un certo principio costituzionale identificato nell'articolo 41 della Costituzione. Che cosa stupisce di queste disposizioni? Stupisce il fatto che in modo molto chiaro, nei casi previsti dalle lettere C e D del primo comma, in modo meno chiaro e forse meno diretto nei casi previsti dalle lettere A e B del secondo comma, si faccia riferimento a situazioni che talvolta in modo certo, talvolta in modo possibile, avrebbero potuto o dovuto precludere la sottoscrizione del contratto. E ancora di più avrebbero potuto o dovuto precludere l'aggiudicazione della gara d'appalto. Cioè facciamo riferimento a delle situazioni che a ben vedere riguardano vizi del procedimento di evidenza pubblica. Che cosa ha a che vedere la risoluzione del contratto con il vizio della procedura di evidenza pubblica? Ora, che in molti casi si faccia riferimento a vizi della procedura di evidenza pubblica emerge da una disposizione che è stata introdotta nell'articolo 108 dal decreto legislativo 56 del 2017, che è veramente sconcertante, ed è il comma 1 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21 nonies della legge 241, il termine di 18 mesi che è stato richiamato prima dal dottor Cavalieri. Perché questa disposizione è veramente sconcertante? Perché l'articolo 21 nonies della legge 241 riguarda l'annullamento d'ufficio, non riguarda la risoluzione del contratto. Perché la risoluzione del contratto, secondo la giurisprudenza che ho ricordato prima dell'intervallo, è un fenomeno che non ha nulla a che vedere con l'autotutela, perché non è l'esercizio di un potere amministrativo. Mentre l'annullamento d'ufficio è esercizio di un potere amministrativo. E allora perché il legislatore dice che non si applica il termine previsto dall'articolo 21 nonies, se il termine previsto dall'articolo 21 nonies riguarda una situazione completamente diversa? Il sospetto che abbiamo è che l'abbia stabilito perché il legislatore si è reso conto che in alcune delle situazioni, soprattutto previste dal comma 1, si parla in realtà di vizi dell'aggiudicazione. E il dottor Cavalieri ha ricordato prima che l'articolo 21 nonies, per quanto riguarda il termine di 18 mesi per l'annullamento d'ufficio, si applica anche alle aggiudicazioni di contratti pubblici. Mi permetto di insistere su questo punto, anche se ha una rilevanza molto limitata ai fini delle mie considerazioni, ma mi permetto di insistere perché tante volte mi è capitato di avere a che fare con amministrazioni che sono convinte che invece non si applichi all'aggiudicazione di contratti pubblici, perché l'articolo 21 nonies, per la parte relativa ai termini di 18 mesi, si riferisce agli atti autorizzatori e agli atti che abbiano conferito dei benefici al destinatario, e si era diffusa la leggenda metropolitana per cui, dato che il contratto pubblico ha natura sinallagmatica, e cioè c'è una prestazione da parte dell'amministrazione e una controprestazione da parte del privato, non poteva essere considerato naturalmente come atto autorizzatorio, ma neanche come atto che determina un beneficio a favore del privato, perché il beneficio a favore del privato veniva interpretato con le sovvenzioni, le erogazioni, eccetera.
Invece è chiarissimo che dal punto di vista economico, che è il punto di vista accolto dal legislatore nell'articolo 21 nonies, anche l'affidamento di un contratto pubblico costituisce attribuzione di un beneficio. E quindi si applica il termine dei 18 mesi anche all'annullamento d'ufficio dei contratti. Questa considerazione, che era in un primo tempo controversa in giurisprudenza, è stata dalla metà dell'anno scorso accolta pienamente dal Consiglio di Stato. E torniamo al problema. Ma allora perché il legislatore ha sentito la necessità di precisare che non si applica il termine dei 18 mesi alla risoluzione del contratto, anche quando riguarda dei vizi genetici che afferiscono all'aggiudicazione? La mia risposta è che in realtà il legislatore ha percepito che i casi, alcuni casi di risoluzione tipica, sono in realtà dei casi sovrapponibili con l'annullamento d'ufficio. L'amministrazione che si rende conto che il contraente ha barato sui requisiti generali può senz'altro procedere all'annullamento dell'aggiudicazione. L'amministrazione che si rende conto che quella procedura ha comportato un'aggiudicazione in contrasto col diritto comunitario, senz'altro procedere all'annullamento dell'aggiudicazione. La lettera D del primo comma dell'articolo 180 ha poi alle spalle tutta una problematica particolare. È un caso tipico che assume rilevanza nella legge perché il legislatore italiano è molto preoccupato dal rischio di condanne che possano derivare a carico dello Stato italiano per l'inadempimento di regole comunitarie, e quindi la circostanza che la Corte di Giustizia abbia verificato che c'è una violazione di una regola comunitaria fa scattare il campanello d'allarme del rischio di un'azione risarcitoria. Però è fuori discussione. In questi casi può intervenire l'annullamento d'ufficio. Abbiamo quindi in sostanza una sovrapposizione di situazioni e una sovrapposizione di poteri. Però attenzione, uno, il potere di annullamento è pubblicistico. La risoluzione, la Corte di Cassazione continua a sostenere, a ribadire, a confermare che si tratta anche in questi casi dell'esercizio del potere di risoluzione contemplato dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. L'unico caso in cui la Corte di Cassazione riconosce che dopo la sottoscrizione del contratto possa esserci un intervento unilaterale di natura pubblicistica, escludendo il caso dell'annullamento d'ufficio, è il recesso previsto dalla legislazione antimafia, il quale la Corte di Cassazione da quasi 10 anni continua a ripetere che quel recesso è in realtà un provvedimento col quale l'amministrazione interviene a garanzia di un interesse pubblico, eccetera, eccetera, con la conseguenza che le relative vertenze non spettano al giudice civile, ma spettano al giudice amministrativo. Allora, come mai abbiamo una sovrapposizione di rimedi? La sovrapposizione di rimedi dovrebbe essere tendenzialmente una soluzione da escludere, perché due rimedi non sono mai perfettamente sovrapponibili. E perché se sono previsti due rimedi, evidentemente c'è un soggetto che può scegliere uno fra i due rimedi e sceglierà quello che risulta più conveniente. Allora, primo punto, la risoluzione è stato sostenuto, troverebbe una ragione in questi casi nella circostanza che l'amministrazione
sarebbe venuto a conoscenza di quella circostanza ostativa o di quella ragione di invalidità solo in un secondo tempo, quando il contratto è già in fase di esecuzione. Io prendo atto di questa interpretazione, ma non la condivido, nel senso che secondo me anche l'annullamento d'ufficio può trovare giustificazione in fatti di cui l'amministrazione viene a conoscenza in un secondo tempo. Anzi, questo è uno dei problemi gravi che emergono proprio dal caso Expo. E quindi non mi sembra che questa possa essere la ragione di distinzione fra le due ipotesi. Seconda spiegazione. I due rimedi si sovrappongono, ma sono rimedi diversi, ovviamente. E sono rimedi diversi nel senso che l'esercizio dei due rimedi comporta delle conseguenze profondamente diverse per il contraente, perché l'annullamento d'ufficio comporta o può comportare il travolgimento del contratto, e il travolgimento del contratto, quando ci sia stato un annullamento d'ufficio, comporta sempre come conseguenza che le prestazioni già svolte si considerano non prestazioni contrattuali, ma prestazioni di fatto. Di conseguenza, per esempio, la loro remunerazione non avviene sulla base del criterio contrattuale, ma avviene sulla base dei principi generali del Codice Civile in materia di indebito arricchimento. Principi che garantiscono un indennizzo che è sistematicamente inferiore rispetto al corrispettivo contrattuale. Invece, nel caso di risoluzione, come abbiamo visto, l'appaltatore ha diritto al pagamento di tutte le prestazioni già svolte. Il pagamento delle prestazioni svolte avviene secondo i criteri contrattuali. E allora si dice, attraverso la possibilità della scelta fra risoluzione e annullamento, l'amministrazione può decidere di evitare una soluzione, quella dell'annullamento, che avrebbe degli effetti più gravosi e che soprattutto metterebbe in discussione tutte le prestazioni già svolte, e qualcun altro viene a dire, in realtà questa è una risoluzione da leggersi come annullamento, ma un annullamento che opera ex nunc e non ex tunc. In sostanza, la previsione di questa ipotesi avrebbe come obiettivo quello di limitare l'effetto retroattivo dell'annullamento. Questa interpretazione è un'interpretazione molto interessante, ma non dimentichiamo che l'articolo 108, quinto comma del Codice dei contratti pubblici, steso da autorevoli giuristi di formazione amministrativistica, non è eccellente quanto a formulazione, perché è in contrasto con i principi del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto travolge il rapporto fin dall'origine. L'unica eccezione che stabilisce il Codice Civile in materia di retroattività della prestazione, di retroattività della risoluzione del contratto, riguarda l'ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Ma la Corte di Cassazione, con riferimento agli appalti di costruzione, per gli appalti di fornitura, gli appalti di servizi, è più evidente che ci troviamo di fronte a contratti ad esecuzione continuata e periodica, con riferimento agli appalti di costruzione, ha sostenuto che di regola
La risoluzione opera ex tunc perché la costruzione deve intendersi un tutt'uno e non può essere frazionata. Quindi, curiosamente, per questi aspetti, la disciplina del codice dei contratti pubblici in materia di risoluzione è una disciplina molto più favorevole all'appaltatore della disciplina comune. E ricordo quello che ho detto all'inizio, cioè che il quinto comma dell'articolo 108 si applica a tutte le ipotesi di risoluzione del contratto d'appalto pubblico, di un contratto pubblico, e quindi si applica anche ai casi di risoluzione per inadempimento. È singolare che in questi casi, anche se in gioco c'è un interesse pubblico, l'appaltatore sia premiato rispetto alla disciplina più comune. Qualcuno ha detto, ma si parla di risoluzione perché l'annullamento d'ufficio potrebbe non essere più esercitabile, per esempio perché sono scaduti 18 mesi. E si vuole allora introdurre una sorta di paracadute per l'amministrazione che non può essere obbligata a subire un contraente che magari ha falsificato le carte per ottenere un appalto pubblico. Capisco bene questa interpretazione. Quando si discusse dell'articolo 21 nonies nella commissione che avrebbe dovuto studiare l'applicazione delle norme che il Parlamento stava introducendo a modifica della legge 241, avevo sostenuto con fermezza che il termine dei 18 mesi non doveva essere applicato nel caso di dolo della parte privata. E questa soluzione fu fortemente criticata da miei colleghi e naturalmente non fu accolta dal Parlamento, con l'argomento che 18 mesi era un termine già sufficientemente lungo. E, come loro ricorderanno, anziché accogliere la proposta di escludere il termine dei 18 mesi, il limite dei 18 mesi nel caso di dolo, fu stabilito che questo limite non si applicava nel caso di falsi o di condotte fraudolenti che fossero state accertate con sentenza penale passata in giudicato. Il che è come prenderci in giro, insomma. Però fatto fatica ad immaginare che questa sia la spiegazione che giustifica la sovrapposizione fra i due strumenti. Un'altra interpretazione possibile che mi permetto di segnalare a loro è rappresentata dalla preoccupazione per la tutela costitutiva. La preoccupazione per una tutela costitutiva, che la tutela costitutiva, come abbiamo visto, è uno degli elementi, dei fattori che ha condizionato più a fondo tutta l'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza in materia di attività di diritto privato della pubblica amministrazione. La tutela costitutiva è quella che rimette in gioco tutto, è quella che consente di modificare l'assetto di un rapporto, è quella che consente di sostituire un contraente a un altro. È quindi uno strumento fondamentale, come ha posto in luce anche l'ordinamento comunitario. Nel caso in cui si eserciti il potere di risoluzione, sia esso facoltativo o discrezionale, primo comma dell'articolo 108, oppure doveroso e vincolato, secondo comma dell'articolo 108, il fatto che si faccia riferimento alla risoluzione equivale a dire che se il potere è mal esercitato, comunque il rapporto contrattuale cessa. Non c'è la possibilità per il contraente di impugnare l'atto che pone fine al rapporto davanti al giudice amministrativo. Non c'è la possibilità di metterlo in discussione in forma specifica. Ci potrà essere solo uno spazio, eventualmente, per pretendere la riparazione economica che è prevista dall'articolo 109 nel caso di recesso. Ecco, queste sono le spiegazioni che sono state date
fino ad oggi per cercare di spiegare la compresenza o la sovrapposizione di risoluzione e annullamento, in ipotesi, in situazioni materiali assolutamente analoghe. Io considero in modo molto perplesso e prudente queste interpretazioni. A me sembra che in realtà l'introduzione nell'articolo 108 sulla risoluzione del contratto di queste ipotesi sia il frutto di un compromesso non ancora ben chiarito sulla collocazione dei poteri unilaterali dell'amministrazione che intervengono nel corso dell'esecuzione di un contratto. E il dubbio che ho è che siamo ormai giunti al limite e questi poteri unilaterali molte volte sfuggono dalle categorie del diritto privato e meriterebbero di essere ambientati meglio nelle categorie del diritto amministrativo. Ma questo fa parte di un discorso che magari avremo occasione di approfondire nei prossimi anni. Grazie.